Alle 16.42 dell'8 maggio Marina timbra per uscire dall'USL di Via Chiabrera dove lavora e si dirige a fare shopping. Alle 17.10 Marina compra un paio di scarpe. Alle 17.24 in un altro negozio acquista anche due paia di calze. Marina si reca in casa, raggiunge l'appartamento in via della Rocca, si trucca, si cambia, indossa le scarpe e le calze acquistate poco prima, prende la scatola di francobolli, che non verrà più ritrovata in quell'appartamento lì, ed esce. Da allora non si sa più nulla, di lei si perdono le tracce. Casa era lasciata in quel disordine tipico di chi la lascia in fretta per dire vabbè, tanto poi quando torno riassetto. La cosa interessante è che nella casa trovano tutti i vestiti tranne un impermeabile blu e trovano addirittura anche il passaporto. Da qui dunque a pensare che la donna abbia voluto in quel momento lasciare volontariamente la sua abitazione e la vita sino allora condotta era un'idea assolutamente assurda, come poi si dimostrò essere. Dunque abbiamo visto, Maria di Modica esce dal lavoro, compra delle calze, delle scarpe, torna a casa, si cambia, poi prende la macchina per uscire e da quel momento il buio più assoluto. Le indagini devono cominciare a capire che cosa sia successo e si comincia naturalmente a sentire Paolo Stroppiana. Dottoressa Carlini, che cosa emerge di Stroppiana dal suo rapporto con le donne, con le sue relazioni sentimentali? Diciamo che chi lo conosce in ambito lavorativo, sociale, lo descrive assolutamente come una persona tranquilla, calma, forse addirittura troppo calma anche in seguito a questa vicenda che lo aveva riguardato. Qualcuno dice era come se non lo avesse toccato, però in merito al suo rapporto con le donne emerge la sua tendenza a praticare il sesso sadico, delle pratiche appunto sessuali che potevano anche provocare lo strangolamento o il soffocamento. Questo lo raccontano persone che l'hanno conosciuto dai suoi racconti. Esatto, sì, di questo ne parla sia una donna che aveva avuto con lui una relazione e racconta proprio di un episodio intimo durante il quale lei si era trovata con una mano talmente stretta al collo da causarle dolore, e lo racconta anche Beatrice della Croce, che era appunto l'attuale compagna all'epoca di Stroppiana. Naturalmente, questo è bene dirlo, non c'è nessun elemento che ci faccia immaginare, supporre che ci sia stato un incontro erotico, intimo, tra Paolo Stroppiana e Marina di Modica, perché l'unica traccia di quella serata che rimane ancora oggi sono poche parole scritte sull'agenda di Marina di Modica: cena, Paolo, per francobolli. E quindi necessariamente da Paolo Stroppiana si deve partire. Infatti, subito dopo, viene ascoltato Paolo Stroppiana. Paolo Stroppiana viene identificato a seguito di quella notazione che Marina di Modica aveva posto sulla sua agenda per il famoso appuntamento tra il 18 e 19 dell'8 maggio. A seguito di questa annotazione, lo stesso fratello, telefonando alla Bolaffi, era riuscito a identificare Paolo Stroppiana. Paolo Stroppiana quindi entra nelle indagini già a far data dal 14 di maggio, ovvero 3 giorni successivi a questa telefonata. Il 14 maggio Paolo Stroppiana viene convocato presso gli uffici della polizia e interrogato. Come ha conosciuto Marina di Modica? Conosco Marina di Modica perché abbiamo un'amica comune, Bianca Tovo. La signora Tovo mi ha contattato perché Marina di Modica aveva trovato una raccolta di francobolli a casa della madre e voleva farli valutare. Vi siete incontrati? Sì, nel mese di aprile, durante una cena a casa della Tovo. E poi non vi siete più incontrati? No.
Cosa mi può dire dell'appunto che la ragazza aveva preso sulla sua agenda? B.cena Paolo per F.bolli. Ecco, in merito a quell'appuntamento dell'8 maggio non era stato assolutamente concordato. Non lo so, forse quella notte è soltanto un appunto per ricordarsi di telefonarmi. Paolo Stroppiana nega, prima ai familiari e poi alla polizia, di avere un incontro con Marina. Non nega di conoscerla, non nega di essere lui, Paolo, però dice di non aver fissato alcun incontro. Solo in seguito qualche cosa cambierà. Durante le indagini sull'omicidio di Modica, anche durante i processi, il miglior assist a Paolo Stroppiana arriva dalla sua ex fidanzata storica, Beatrice della Croce di Doiola. È lei infatti che fornisce un alibi a Paolo per la sera dell'8 maggio 96. Beatrice dice: Paolo quella sera era a cena da me. A questo alibi tuttavia la procura non crede e in effetti con il passare del tempo, con il proseguo delle indagini, l'alibi si rivela falso. Tant'è che Beatrice della Croce viene indagata e poi processata per falsa testimonianza. Non verrà condannata perché nel frattempo il reato cadrà in prescrizione. Ma l'alibi comunque di questo è certa la procura, è un alibi falso.